La consapevolezza che in questa città c'è la necessità di un cambiamento, di un cambio di passo, e questo mi ha spinto a dare il mio contributo, un contributo che è nato dalla mia professione svolta per 30 anni nel mondo dell'economia, del lavoro, e quindi raccogliere tutte le istanze e la volontà da parte dei cittadini di fare un vero cambiamento, di dare un cambiamento. E questo ha comportato per me un grosso sacrificio e l'ho fatto solo per la mia città, con l'impegno di poter raggiungere questo obiettivo. Sono convinta che sia la fase dove all'io vada contrapposto il noi, per cui tutti i progetti, tutte le condivisioni devono essere condivisi con i portatori di interesse delle realtà, nelle realtà delle associazioni, di tutte le associazioni che per me restano un corpo intermedio da cui non si può prescindere, associazioni culturali, sportive, economiche. È da lì che deve nascere la condivisione di questi interessi. Un timore dei cittadini di esprimersi, questo tanto è sotto gli occhi di tutti, lo avvertono tutti. Quindi abbiamo bisogno, siccome non fa parte del nostro DNA come comunità, dobbiamo ritornare ad essere cittadini liberi, liberi di esprimersi senza timori e aperti, sapendo che c'è una comunità aperta, pronta a raccogliere le varie richieste, le varie istanze e avere le risposte. Non ho fatto riferimento all'amministrazione comunale, io dico che si è creato un clima nella città che non ci appartiene, non ci appartiene. Poi non credo sia solo l'amministrazione comunale, anche i social hanno un ruolo importante in questi rapporti, c'è un clima che noi dobbiamo rivedere. Questa è una grande soddisfazione personale, essere stata, mio malgrado, il punto di accordo fra questa coalizione. Sì. Mio malgrado perché ho accettato questa sfida per questa richiesta e quindi questo mi fa molto piacere, essere riuscita a essere il punto di accordo nella coalizione.